La notizia parte da Milano, ma come un'onda arriva nella capitale che vive il countdown per il Quirinale. Beppe Grillo è indagato dalla Procura di Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Mobi S.p.A. con il blog beppegrillo.it. Avviso di garanzia per il fondatore del movimento e per il patron di Mobi, Vincenzo Onorato. Questo mentre i finanzieri lombardi effettuavano perquisizioni negli uffici della Beppe Grillo SRL, di cui l'ex comico è socio unico e legale rappresentante. Dalle attività investigative risulterebbe che la società di Grillo avrebbe percepito da Mobi S.p.A. 120.000 euro annui negli anni 2018-2019 quale corrispettivo di un accordo di partnership al fine di diffondere su canali virtuali contenuti redazionali per il marchio Mobi. Nel mirino degli inquirenti non è finita solo la società di Grillo, perquisizioni anche nella sede legale della Casaleggio Associati. Nel triennio 2018-2020, infatti, la Mobi S.p.A. ha sottoscritto, secondo la Procura, un contratto con la Casaleggio Associati che prevedeva il pagamento di 600.000 euro annui quale corrispettivo per un piano strategico per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli stakeholders alla tematica della limitazione dei benefici fiscali alle sole navi che imbarcano personale italiano e comunitario. In quello stesso periodo, scrive il procuratore Targetti, Vincenzo Onorato ha chiesto a Beppe Grillo una serie di interventi a favore di Mobi S.p.A. che il leader del Movimento 5 Stelle ha veicolato a esponenti politici, trasferendo quindi al privato richiedente le relative risposte. Proprio sulla Mobi S.p.A. è in corso un'inchiesta per bancarotta che vede indagati il patron Vincenzo Onorato e il figlio, armatore che si dichiara sereno manifestando grande fiducia nella magistratura. La sua compagnia di navigazione nel giugno del 2020 è stata ammessa dal Tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo e da una tranche di questa indagine, in particolare da una relazione di un consulente tecnico della Procura, è nato il filone per traffico di influenze illecite. In questa relazione si parlava, oltre alla società di Grillo S.r.l. e alla Casaleggio Associati, anche di 200.000 euro alla fondazione Open, sostenitrice di Matteo Renzi, di 100.000 euro al comitato Change, legato al presidente della Liguria Giovanni Toti, di 90.000 euro al Partito Democratico, per chiudere con 10.000 euro a Fratelli d'Italia. E ancora 550.000 euro destinati a Roberto Mercuri, ex braccio destro dell'ex vicepresidente di Unicredit Fabrizio Palenzona, a cui si aggiungono oltre 50.000 euro all'associazione senza fini di lucro Fino a Prova Contraria, l'acquisto e la ristrutturazione per 4,5 milioni di euro di una villa in Costa Smeralda per rappresentanza aziendale, appartamenti a Milano in uso a rappresentanti del CDA, noleggio di jet privato e auto di lusso. Allo stato, comunque, eccetto Beppe Grillo, gli altri nomi indicati nella relazione non risultano iscritti nel registro degli indagati.